Un gesto macabro, avvolto nel mistero, che ha lasciato sconvolta la comunità di Campi Salentine. La bara di una giovane donna, Palmira Montinaro, conosciuta come Mira, morta nel 2000 a soli 27 anni per un aneurisma cerebrale, è stata trafugata nella notte dal cimitero di Campi. I ladri hanno portato via la bara con dentro il corpo della ragazza, figlia di Antonio Montinaro, imprenditore, socio insieme ai fratelli del consorzio Monticavastrada SRL di Campi. Hanno agito nel cuore della notte senza che nessuno si accorgesse di loro, eppure il lavoro deve essere durato alcune ore. Il cimitero però di notte non è custodito e nessuno si è accorto di quanto stava avvenendo. I ladri sono entrati da un ingresso secondario forzando il lucchetto, hanno raggiunto la cappella, hanno forzato il cancello in ferro battuto, poi hanno tolto la lastra in marmo che ricopriva il loculo ed hanno spostato la bara. Un lavoro abbastanza lungo portato avanti sicuramente da più persone. La lastra, ora rimessa a posto, partendo da terra, si trova al secondo livello ed è pesantissima. Ci sono voluti ben 5 carabinieri per sollevarla. I ladri l'hanno smontata togliendo viti e cerniere, poi si sono dileguati. Se dietro di sé abbiano lasciato qualche traccia, lo stabiliranno i militari nel nucleo di investigazioni scientifiche dei carabinieri. Arrivati sul posto in mattinata, appena il custode che compie il primo giro alle 6 ha fatto scattare l'allarme. La pioggia battente della notte ha cancellato ogni traccia. I carabinieri di Campi Salentina stanno conducendo le indagini, da capire innanzitutto il movente del gesto. Si pensa ad un avvertimento nei confronti della famiglia di imprenditori o di una vendetta da parte di qualcuno. Il furto, in questo caso, sarebbe legato all'attività imprenditoriale della famiglia della ragazza. Oppure, e non è improbabile, il furto potrebbe essere legato ad una richiesta di riscatto, esattamente come è avvenuto con la salma di Mike Bongiorno. Tutta la zona è stata setacciata, campagna di veti e stradine secondarie alla ricerca di ogni traccia che possa essere utile al rinvenimento della bara.